Allora, Bob, thank you for being with us. It's a great honor for me. I wish I could be in Italy tonight. But You have been in Italy some not time, you know? sometime, but not tonight. Allora, prima domanda. Allora, io dico le domande in italiano e Riccardo le traduce. Prima domanda, come vanno le cose lì in California? Avete avuto un periodo difficilissimo tra pandemic e incendi, fires. Com'è la situazione adesso? So the first question is actually on the situation in California, because you've been having a quite a tough time with the pandemic of COVID hitting quite hard, plus with the wildfires spreading all over the territory. So how's the situation now? It is better. It has been very bad. The fires were not close to where we live. They were 100 kilometers away, but that's too close. Construction has been terrible. The smoke in the air, impossibly. But it's getting better now, and we may have some rain soon, which will help a great deal. I see. Quindi dice che la situazione è stata molto, molto grave. Gli incendi, per fortuna, erano relativamente lontani, circa un centinaio di chilometri, ma in ogni caso lo stesso vicini. Il fumo nell'aria era effettivamente un problema, però adesso la situazione si sta migliorando. Dovrebbero arrivare delle piogge presto, e questo aiuterà molto la situazione. Speriamo, noi seguiremo la cosa per quello che è possibile dalle notizie italiane. Allora, come primo argomento vorrei parlare di questo libro che sta per uscire qui da noi in Italia. In inglese si intitola In Another Country, in italiano si intitola In un altro paese, che è un racconto. Un romanzo breve che ha parecchi anni, quindi cosa ti ricordi di questo romanzo? Prima di tutto, che è un romanzo che parla della fine del mondo, tra l'altro, in un certo modo. So the question is about In Another Country, which in Italian has been translated in Un Altro Paese, and it's a novel that I mean it has quite a time, we could say. So you wrote it some time back in the past. So what do you actually remember, let's say, about the process of creating this book and the book itself? Well, I remember a great deal. This was a very important book for me. There was in 1945 a great science fiction story called Vintage Season by C.L. Moore. I read it when I was very young. I thought it was a masterpiece. 60 years later, a publisher asked me to write a companion story to Vintage Season. Not a sequel, because Vintage Season ends in catastrophe, and beyond catastrophe, there's no sequel. So instead of writing a sequel, I wrote a story inside Vintage Season. I told the story. It's a story about tourists from the future who come back to 20th century America. And her story, wonderful story, is told from the point of view of the Americans who see these tourists. I told the other story, the one about the tourists, and drew them together. And it was like living in her story for me. This the story that I have admired all my life. So it was a wonderful writing experience, and I wish she could have read what I wrote. Of course, she's been dead a long time.
I think it did honor to her original story. Quindi sì, sostanzialmente è stata per lui un'esperienza molto, molto importante questo libro, perché gli è stato di fatto un libro che nel 1945 di questa autrice, C.O. Moore, il cui titolo in italiano, Silvio, non so come è stato tradotto, quindi... Stagione di vendemmia, credo, una cosa così, comunque okay. Abbastanza analogo all'originale. Ok, e quindi gli è stato poi chiesto 60 anni dopo di scrivere un libro che non fosse un sequel, ma che fosse, diciamo, un po' complementare a quello, perché diceva che il libro originale finiva in totale catastrofe, quindi era difficile effettivamente forse scrivere un sequel, la cui storia è quella di alcuni turisti dal futuro che tornano nell'America degli anni del XX secolo, e la storia è narrata secondo dal punto di vista degli americani che incontrano i turisti, mentre quello che poi lui ha di fatto prodotto è un cambio di point of view, di punto di vista, quindi raccontandola nella maniera, dal punto di vista opposto. Quindi per lui è stata un'esperienza molto significativa, e pensa di aver fatto un buon tributo anche alla scrittrice originale, che probabilmente avrebbe apprezzato questo libro. Sì, io... You remembered everything I said. He take notes. It's good. Sì, io devo dire, quello che colpisce in questo romanzo, secondo me, è questo chiaro scuro tra la frivolezza di questi turisti e il clima pesante di fine del mondo, no? E siccome io sono uno notoriamente pessimista, chiedo a Bob se questo clima da fine del mondo non lo sente un po' quest'anno in particolare, ma insomma un po' in generale nel periodo che stiamo vivendo. Yes, so the one of the main thing we could say of the book was this chiaroscuro, we could say, between frivolity or the lightness, naives of the tourist, with this ambience of end of the world combined together. And since Silvio is a pessimistic guy, he's helping you, especially this year, we can actually sense and feel something like a end of the world feeling around us. So what's your thoughts on this? Well, when I heard the first news of the coronavirus, I said to my wife, it's the end of the world. And I hope I'm wrong, but I think we will be suffering the consequences of this virus for several years. It will not end quickly, and it will have a terrible effect on the whole world. Everybody is suffering. I'm fortunate that I've lived a long time. I've had a good, interesting life. And if now I have to stay home, I can't go to Italy. I was going to Lago Garda in May. No, not possible. If I can't go to Italy again, I have at least spent the last 60 years visiting Italy. But for the people now whose lives are interrupted, it's a terrible catastrophe. And of course, for those who are suffering from the disease itself, it's dreadful. It may not be the end of the world, but it's the end of our world, yes. Quindi dice che la prima volta che ha sentito la notizia, le prime notizie rispetto al coronavirus, ha detto a sua moglie che, insomma, era la fine del mondo. E quindi sicuramente qualcosa di cui poi subiremo le conseguenze anche nei prossimi anni. Lui dice di aver vissuto una vita interessante e lunga, quindi può, tra virgolette, stare a casa, ma effettivamente
aveva in programma ad esempio di venire in Italia sul lago di Garda a maggio, cosa che non ha potuto fare, e così anche molti vedranno le loro vite interrompersi in un qualche modo. Quindi potrebbe non essere effettivamente la fine del mondo vera e propria, però sicuramente la fine del mondo per come magari lo abbiamo, del nostro mondo per come l'abbiamo conosciuto finora. Ok, let's be a little more happy. talk about your books. In questi giorni stavo scrivendo appunto, stavo facendo la copertina di questo libro e quindi dovevo mettere la frasettina sotto al nome dell'autore, autore di Robert Silverberg, author of, e non riuscivo a scegliere dei titoli perché me ne vengono in mente troppi bellissimi che ho letto. E alla fine ho scelto Ali della Notte, Nightwings e L'Uomo Stocastico. Ma volevo chiedere a Robert quali sono i suoi libri preferiti tra quelli che ha scritto, sperando che siano di fantascienza. So he is saying that in the past days he was writing the tagline, let's say, on the book cover. So he was writing Robert Silverberg, author of, and he had so many books in his mind, so he couldn't actually pick some of the among all these books. So he decided to pick the two that he likes most, which are Nightwings and The Stochastic Man. But he wanted to ask you what would have been your choice. Oh, they're all my children. Difficult question. I think Nightwings, certainly. Dying Inside. Dying Inside. Dentro. Morire Dentro. Morire Dentro. Morire Dentro. Yeah. Downward to the Earth. I forget what it was called in Italy. An early one, Brivido Crudele. Brivido Crudele. That's four that I particularly am happy about. Mm-hmm. Quindi dice che avrebbe sicuramente scelto Ali della Notte, poi Morire Dentro, quindi Dying Inside, Brivido Crudele e un altro di cui non ricordava il nome. Earth, non mi ricordo neanch'io. Quindi... Ecco, comunque insomma quel titolo avrebbe effettivamente scelto, sì. Okay. Dying Inside l'avrei scelto anch'io, sul momento non mi è venuto in mente. Era bellissimo, bellissimo. He would have picked also Dying Inside, but in that moment he didn't come up to his mind. So. Bellissimo. Racconta la storia, senza che stia a tradurlo questa, racconta la storia di un telepate che è nato leggendo i pensieri degli altri e piano piano perde questa facoltà. Quindi si trova praticamente sempre più spaesato in un mondo che non riesce più a capire come lo capiva prima. Ed è una cosa veramente struggente, insomma. Va bene. La prossima domanda riguarda la storia. Si vede proprio dai tuoi libri che è una materia che ti appassiona e nella quale hai una vasta cultura, direi. Tra l'altro, nella tua bibliografia extra fantascientifica, ci sono tanti libri di storia scritti soprattutto all'inizio degli anni 60. Però parlando di storia, vorrei andare a parlare di un libro che è uscito recentemente, Roma Eterna, pubblicato da Elara. E quindi chiederti, partendo dalla conoscenza della storia che hai, da questa passione, com'è l'estrapolare una storia diversa da quella che c'è stata effettivamente, come in questo caso in cui l'impero romano non è mai caduto e quindi si è sviluppata una civiltà moderna a partire dall'impero romano? Ok, so this question is focused on history. Reading your books, it is actually clear to the reader that you are passionate or interested in history. You have a vast knowledge about this this subject. And
this is also true apart from your science fiction narrative, because we've written also books just like this Roma Eterna, that it's a story from the talking about the Roman Empire that actually never collapses. So how was it the passage between the real story and taking the bits necessary to write this other parallel story? Well, the fun of writing parallel history is that you could change everything. So I started with the notion that there was never any Christianity. Mm. And I worked backward from there, that Christianity did not happen. The Roman Empire did not become Christian under Constantine. The problems that the empire had in the fourth and fifth centuries did not happen. There was the division between East and West, but it was different. And I played with it. I had a great deal of fun. I brought the story up to the 20th century, in which the Jews in who never left Palestine send a rocket into space. It's a new Exodus, and that's where the story ends. Eh sì. Quindi dice che la cosa divertente di scrivere storie parallele è proprio il fatto che le puoi cambiare. E quindi è partito da un grosso elemento centrale, cioè la non esistenza del cristianesimo, della cristianità, diciamo. Quindi l'impero romano non è diventato cristiano sotto Costantino, e quindi non ha poi avuto i problemi che lo hanno poi portato al declino. E quindi sostanzialmente ha mantenuto la divisione tra est e ovest, ma tutte le problematiche che ha avuto nel IV e V secolo non si sono verificate. Ha quindi poi da lì lavorato un po' a ritroso e ha costruito questa storia, che è stata poi portata fino al XX secolo, dove poi il popolo ebraico compie un nuovo esodo lanciando un rocket, un missile, cioè un razzo nello spazio come nuovo esodo. Quindi insomma è stata per noi un'esperienza divertente, proprio per poter giocare con tutti questi elementi. Nel frattempo io non guardavo i commenti, mi devono scusare gli ascoltatori, ma ho gli occhi da quattro parti contemporaneamente, e è arrivata una sequenza di una dozzina di commenti che dicevano che Downward to Earth in italiano si intitola Mutazione. Ah, ok. Non lo sappiamo. Il titolo italiano è Mutazione. Era difficile ricordarsi, effettivamente non è molto simile. No, infatti. Va bene. This is a quick question. Do you write anymore? Scrivi ancora? No, Silvia. Sono vecchio. 85 anni. I'm tired of writing. I wrote a lot of books, many books. Of course, perhaps too many books. I'm tired of it. I don't want to write anymore. Mm. And I get up every day and I think, today I am not going to write anything. I don't miss it. But I had a 60-year career. That's sufficient. Mm-hmm. Quindi no, sostanzialmente no, non scrive più perché, insomma, avete capito anche voi, dice di essere vecchio con 85 anni, con una carriera da lunga 60 anni, ne ha effettivamente, insomma, è stanco e non scrive più. La mattina si alza, dice oggi non scrivo, non devo scrivere niente, non scrivo niente. Quindi è effettivamente, insomma, comprensibile, ecco, diciamo, dal mio punto di vista. D'altra parte credo che nella sua carriera abbia scritto una quantità di libri enorme, molto più di quanto possano aver scritto altri scrittori
forse anche due o tre o quattro scrittori messi assieme. Do you have a number of your books? No. No. Hundred, I don't know. Avevo letto che negli anni 50 aveva scritto tipo 1 milione di parole in un anno, una cosa del genere. 1 million words in one year in the 50s, I read. Long ago, I was young. Ero giovane, ero giovane tanto tempo fa. Anyway, My Publishing House, la mia casa editrice, sta pubblicando, ha pubblicato recentemente l'autobiografia di Jack Vance. E stiamo per pubblicare l'autobiografia di Frederick Pohl, The Way the Future Was, che si intitolerà probabilmente Come era il futuro, che uscirà entro l'anno. E non hai mai pensato di scrivere un'autobiografia? Secondo me, almeno tanti appassionati di fantascienza correrebbero subito a comprarla, io sicuramente per primo. So he's with his publishing house, he's now he wrote the Jack Vance autobiography and soon is going to publish Friedrich Pohl's entitled The Way the Future Was, and in a couple of months will be actually ready. So he was asking, have you ever thought about writing an autobiography? He's saying that a whole lot of science fiction passionate will run and buy it. Silvio will be first in line. So have you ever thought about that? Yes, I've thought about it and I don't want to do it. What I have done, which is really an autobiography, every time one of my old books is issued again, I write an introduction explaining how I came to write that book, what it meant to me at the time. It's an autobiography in small pieces. And also I write for the Asimov magazine, and many of the essays that I write are autobiographical in their content. So somebody who wants to find my autobiography can find it in 10,000 places. But I'm not going to write an actual autobiography. Okay, okay. Sorry, carry on. Sorry. Fred Pohl, I thought, wrote a charming one. Jack Vance, good friend of mine, managed to avoid everything important when he was talking about himself. Very tricky man. Ok, e quindi dice che sì, ci ha pensato e ha deciso di non farlo, un'autobiografia vera e propria, però dice che è possibile, per chi effettivamente vuole trovarla, è possibile reperire la sua autobiografia in centinaia di posti, perché ad esempio quando un suo libro viene ristampato, lui riscrive o comunque scrive un'introduzione spiegando quel libro a quel tempo che cosa rappresentava per lui e spiegando un po', diciamo, la base, ecco, di quel libro, contestualizzandolo a quando era stato scritto. Oppure scrive dei saggi per una rivista, per l'Asimov Magazine, quindi anche lì sono molto basati sull'autobiografico. Quindi diciamo che esiste una biografia un po' autobiografia frammentata che si può reperire. E commentava invece le due che abbiamo citato, quindi Fred Pohl e Jack Vance, dicendo che Fred Pohl è quella molto, molto bella, diciamo, che gli è piaciuta molto, mentre Jack Vance, che è un suo amico, dice che è riuscito a evitare tutte le cose importanti relative alla sua persona nell'autobiografia. Quindi, insomma, un very tricky man, diciamo, ecco. I have one more thing to say about autobiography. In fact, two more things. Frederick Pohl, very good friend, about 20, 25 years ago, most of his generation had died. And Fred is still there. And I said to Fred, what is it like to have outlived all of your friends? And he said, now
my version of the story is the only one that matters. Wow. Especially now that I've lived, outlived most of my friends, but I'm not going to tell the story. But my wife just came in with a note reminding me, I did do not an autobiography, but a book of conversations with Alvaro Zenos Amaro called Traveler of Worlds, in which I talk a lot about my life. It's all there. It's just designed as a formal autobiography. Really, very good book. Traveler of Worlds. Traveler of Worlds. Ok. E quindi no, un'altra cosa che appunto ha voluto aggiungere sulla questione autobiografia, parlando di Frederick Paulson, suo amico, insomma, che ha vissuto anche lui molto ed è di fatto sopravvissuto a tutti i suoi amici, gli ha detto: ma come ti senti ad aver essere sopravvissuto a tutti i tuoi amici? Lui dice: la mia versione della storia è ormai l'unica che conta. Quindi anche questo è un commento che, insomma, lascia un po' il segno. Poi la moglie gli ha portato una nota dove effettivamente gli ha detto che ha fatto non proprio un'autobiografia vera e propria, ma un libro un po' conversazione che si chiama Viaggiatori di Mondi, Traveler of Worlds, non so se sia stato tradotto poi così, di cui però mi sono perso l'autore. Can you please come again with the name of the author? Of Traveler of Worlds. Traveler of Worlds, yes. Yes, you said Alvaro? Alvaro Zenos Amaro. Okay, Alvaro Zenos Amaro. Spanish, ma Amaro come bitter. Yes. Bitter, exactly. È una cosa che avevano in comune, che ha in comune lui, Robert, con Fred Paul, tra l'altro, che entrambi sanno, lui sapeva un po' di italiano, insomma, comunque gli piace, lo parlano un pochino. Yeah, so he's saying that another thing you have in common with Frederick Paul is that you both actually know some Italian, speak some small Italian, so. Smaller. Forse 800 parole. Fred was during the war, he was in Italy. Yes. And he learned Italian very well. Yes. I studied it at the university 65 years ago, so I forget some. Quindi no, dice che appunto durante la guerra Frederick Paul era in Italia, quindi lo ha imparato in quell'occasione, mentre lui lo ha studiato ormai 65 anni fa all'università, quindi dice di conoscere circa 100 parole, molte essersene dimenticate, però so. Io pubblicavo degli articoli di Fred Paul e lui mi chiedeva di mandarglieli in italiano per rinfrescarsi appunto la lingua, perché lo sapeva leggere ancora. Quindi... Va bene. Allora, non scrive più, però continui a partecipare alle convention di fantascienza, anche oltreoceano, perché ci siamo incontrati giusto l'anno scorso a Dublino, quindi com'è questa tua relazione con il mondo della fantascienza? Tra l'altro credo che tu sia una delle persone che hanno partecipato a più Worldcon in assoluto. So he's not thing anymore. You still take part in all different conventions, let's say science fiction themes. Also overseas, because you actually met Silvio last year in Dublin, and Silvio was also saying that probably you are one of the most, let's see, one of the authors that most participated in this kind of conventions, especially WorldCon. So what is your, let's say, take on participating in this conventions and science fiction conventions? Well, for me, it has been like my family. The other writers that I have known all my life, I wanted to see them every year, and this is the best way to see everybody at once. The Worldcon, grazie.
The Worldcon, I went to every year for all my life. This year there was none because of the virus. But also the coronavirus. Most of my dear friends are dead. I've lived a long time and they're nearly all gone. So I'm no longer so happy at the convention. Yes, I can meet with people from overseas sometimes. I've met great many Italian, a good many Italian friends, and I'm glad to see them. And when I speak with them, I start to remember my Italian. But at the conventions now, I feel alone. I don't feel that I know as many people who all know me, but I don't know them. So I don't know how much longer I will go, and especially when it's not safe to travel this year, I probably will not go for the first time. Oh, I see. Quindi dice che il mondo delle convention è per lui un po' anche come stare in famiglia, perché sono comunque delle situazioni in cui poteva ritrovarsi con altri suoi amici scrittori, magari tutti insieme in un unico momento. Questa cosa poi con il tempo si è attenuata un pochettino, perché insomma molti non c'erano più, e quindi adesso tende magari a sentirsi un po' più solo, perché ci sono in queste convention molte persone che conoscono lui, ma lui non conosce nessuno, anche se poi comunque ha incontrato diversi amici e anche in Italia, eccetera. Poi ho avuto un po' di problemi di audio, penso di aver non sentito. Sta andando venendo. I don't hear anything now. No, it's gone. his link is gone. Ok, comunque, cosa stavamo dicendo? Diceva appunto Silverberg che con il coronavirus comunque non sarebbe più andato a convention per un bel po' di tempo, probabilmente anche quest'anno non, la Worldcon non c'è stata. Probabilmente anche l'anno prossimo non potrà andare, perciò insomma eventualmente se ne riparlerà più avanti. Vediamo se ritorna Riccardo. Sì, è ritornato. Okay. Allora, l'ultima domanda. Sì, ho finito l'introduzione. Okay. L'ultima domanda è sul futuro dell'America. Che cosa pensi che sarà, che accadrà? Qual sarà il futuro degli Stati Uniti dopo il 3 novembre, insomma. So, last question on the future of United States after November 3rd. What do you think is going to happen after that date? Oh, I'm afraid to say this. Nothing good. I think my country is in very bad condition. It's the decline and fall of the Roman Empire again, faster. And no matter how the election happens, cose malissime, very, very bad things. I'm sorry to say this, because I have to live here. We have big problems. I think Riccardo has left us again. Riccardo non ci sei più. No, va bene. Allora, detto che vabbè, avete sentito, insomma, era abbastanza semplice. Pensa che non accadrà nulla di buono, che comunque vadano le elezioni. Gli Stati Uniti purtroppo sono su una brutta china, la caduta dell'Impero Romano di nuovo, ma molto più velocemente. Ed è una cosa che era già in essere prima e che purtroppo a lui dispiace dirlo, ma
insomma, non sembra che sia evitabile. Ci auguriamo a Robert, naturalmente, di non aver ragione. I hope you are wrong, and I hope... Anch'io. anche perché non è solo un problema degli Stati Uniti, it's not a United States problem only. I think that it's kind of all the West world problem. It's just the same, I think. So, penso che sia un problema un po' di tutto il mondo occidentale, che stiamo andando tutti in una direzione. Ma io, si sa, sono io pessimista, quindi voi non state a sentirmi. I am pessimistic, I am the founder of the hyper pessimistic party. So, they don't have to listen to me. Abbiamo finito. Ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente gentile ed è stata una cosa molto interessante. Penso che non vedo domande particolari qua. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ha chiesto qualcosa. Paolo Rosio chiedeva la stessa cosa che ho chiesto io. No, qualcuno aveva fatto precisazioni, non vedo domande particolari. Ah sì, c'è una domanda qua interessante. Se una a question from a viewer, if you remember Vittorio Curtoni, was the founder and the editor of Robot, and you want some memory about Harlan Ellison. Well, Vittorio Curtoni, sweet, good man, died too young, very sorry. Good editor. I wish he were still with us. Harlan Ellison anecdote, I don't have time. It would take the next 3 days to tell Harlan stories. We were friends. We had nothing to do, eh? Too much. We were friends for 70 years almost. That's a lot. A lot. Very complicated man. Very complicated friendship. I miss him a great deal. Thank you. Allora ha detto che Vittorio Curtoni era una persona. Non so se Riccardo poi è tornato, non lo vedo. Ah sì, è qua. Ti aggiungo Riccardo, ma vabbè, comunque ha detto che Vittorio Curtoni è una persona molto dolce, un ottimo editor, morto decisamente troppo giovane, e mi dispiace molto per questo, mentre per Harlan Ellison dice che non può raccontare nulla perché ci vorrebbero 3 giorni, sono stati amici per 70 anni, ed era una persona molto complicata, sicuramente una grande persona, Harlan Ellison. Va bene, thank you very much. Grazie mille. Ciao. I hope we see again in the future. In Italy, I hope. Yes. We all hope that, yes. Okay. Thank you, Bob. Bye. Thank you very much. Say hello to your wife. She's in the next room. Okay. Bye, thank you. Bye-bye, thank you.